Ciao internet e benvenuti su questo canale. Oggi vediamo insieme quali sono le basi per iniziare ad andare in moto, cioè dal primo approccio che tu arrivi, ti siedi, com'è cambiare le marce, dove sono. Può sembrare difficile, ma alla fine è una cavolata, basta che la prendi un po' con calma, perché se prendi una cosa e ti scotti, cioè ti fai male o succede qualunque altra cosa, poi viene avanti quella paura, quel timore che non serve a niente. Quindi prendila con calma, senza fare lo sbruffoncello. Con calma si riescono a imparare tante cose, si riesce a imparare ad andare in moto bene. Poi piano piano col tempo si acquista molta più sicurezza. Gli aspetti basilari sono questi: c'è il gas, il freno anteriore sta sulla destra, a sinistra c'è la frizione. Il piede destro c'è il freno posteriore e a sinistra c'è la pedalina del cambio. Il cambio, la prima marcia va giù, la seconda va su, la terza va su, la quarta va su, la quinta e poi se c'è la sesta va sempre su. E nello stesso modo per scalare le bici. Molto tempo. Primo aspetto è trova una bella posizione comoda, quindi non devi star contratto, non devi. L'errore che si fa è guidare di. Mettiamo la prima e via. L'errore che si fa è guidare di braccia, cioè all'inizio stringevo molto con le braccia, cioè mi facevo due spalle, due braccia che sembrava la fine del mondo. Tu devi con le braccia e col busto devi stare rilassato, perché più sei rilassato e più la moto va per gli affari suoi, tu riesci a controllarla molto meglio. Quindi la stringi con le gambe, vai col peso, la guidi con le gambe, le braccia, le spalle, lasciale rilassate. Quando arrivi alla curva metti il peso va giù sulla pedalina, tu rimani abbastanza dritto, ti metti qui, colpetto di gas e via. La questione del baricentro quando arrivi in curva, perché dai gas? Perché tu dando gas sposti il tuo baricentro indietro, cioè togli il peso dando gas leggermente in curva, quindi tenendo sotto sforzo il motore, tu togli il peso dalla ruota anteriore e la metti sulla ruota posteriore. In questo modo la moto rimane più bilanciata e rischi meno di scivolare, perché se tu vai a scivolare con l'anteriore e la vai a perdere diventa un problema. Ma se scivoli col posteriore, non dico che è normale, ma se tu arrivi impostato con un colpetto di controsterzo bello impostato in curva, tac, se scivola il posteriore non è assolutamente niente. Poi devi vedere bene, conoscere la moto, come reagisce, che marcia hai e tutto il resto, ma colpetto di gas in curva, quindi arrivi impostato, la prendi larga, prendi la tua traiettoria e via, senza esagerare, e sfrutti la pista, boom, senza stringere troppo la curva, usi tutta la strada che hai, perché meno sterzi, meno vai a sterzare, meno attrito fai, più strada copri e più veloce vai. Quindi usi la strada, metti qua all'interno, vedi la macchina è andata fuori, ma tu vedi senza dare il gas, senza cambiare la velocità, stavamo andando alla stessa velocità, però sono riuscito a raggiungerlo, perché ho fatto la traiettoria più corta, devo percorrere meno strada, meno metri per arrivare allo stesso punto. Quindi tu la prendi larga, perché la prendi larga? Perché tu poi ti imposti all'interno, boom, e la sfrutti. Guarda, non sto dando gas, però l'ho raggiunto. Sono quei metri, sembra una cazzata, però quei metri che tu riesci a guadagnare. Poi va avanti, tu ti metti qua, colpetto di gas, vedi lui sterza, io continuo ad andare dritto. Boom, sfrutti la pista e li sei già dietro. I concetti fondamentali, quindi gas, freno, frizione, col tempo impari bene a cambiare le marce, quindi il consiglio è prendila con calma, senza esagerare, prova la tua confidenza, ci vuole un po' di tempo per sentirti a tuo agio con la moto, con la sensazione, con tutto, quindi guidare la moto la può fare chiunque, ci vuole giustamente un po' di tempo per prendere un po' di confidenza, ma si fa molto molto bene. Grazie per la visione, schiaccia quel pulsante mi piace che ce l'hai davanti, iscriviti se non l'hai ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie!